innanzitutto abbiamo messo a valore la cultura. Quando le lettere si mettono insieme si fa cultura e quando le persone si mettono insieme si fa solidarietà. Questi sono stati i principi guida che ci hanno portato a stilare quel programma. Appuntamento il 26 settembre a Prato al Teatro Politeama con la 23esima edizione della Festa Regionale di Liberetà. Parole per una nuova età, questo è il titolo scelto per la manifestazione, che saranno declinate fra passato, presente e futuro attraverso tre libri: Fra l'Arno e la strada di Emanuele Marigolli, La vecchiaia è una malattia di Stefano Grifoni e La giovinezza è sopravvalutata di Paolo Hendel e Maria Chiara Cavallini. I primi due accompagnati dalle letture delle attrici Daniela Morozzi e Laura Bandelloni. Abbiamo scelto tre autori del mondo del lavoro, del mondo della scienza e del mondo dell'arte. Abbiamo raccolto il loro lavoro, che è un lavoro prezioso, perché loro si sono cimentati in queste scritture che sono da una parte divertenti, ma dall'altra anche molto, molto, molto istruttive. Si declinano in tre tempi diversi. Il libro di Emanuele Marigolli parla al passato, parla è il racconto di una persona che ha un flashback e ricorda pezzi importanti della sua vita, pezzi importanti della vita di questa regione. L'alluvione del 1966 fu qualcosa davvero di straordinario, ha segnato una generazione. Nella tragedia, ma anche nella ricostruzione. Gli angeli del fango è un termine che poi ha dilagato nel linguaggio comune, ma viene coniato in quella circostanza. Al presente, perché il professor Stefano Grifone ci racconta come si deve affrontare con maggiore serenità la nuova età, che è un privilegio. E infine c'è il libro di Paolo Hendel che è declinato al futuro, una persona che a un certo punto si accorge esattamente del fatto che tempo cambia e accadono delle cose che simpaticamente ti fanno pensare a come sarà il tuo domani da quel momento in poi. Ecco, questi tre autori che ci declinano la nuova età nel tempo passato, presente e futuro hanno tre partner che gli stimoleranno, gli provocheranno, gli faranno un grullire, si dice dalle nostre parti, per raccontare esattamente questa Toscana del civismo, della solidarietà e della scienza, che sono le tre identità che io vorrei portare anche negli anni a venire. Nel pomeriggio, come di consueto, saranno premiati gli attivisti di Liberetà, conclude il segretario generale nazionale Ivan Pedretti.